Ciao, oggi vediamo come realizzare una scatolina delle sorpresine. Ecco quello che ci serve: un cartoncino tinta unita giallo e un cartoncino fantasia, magari in abbinamento, un paio di forbici, del nastro bioadesivo e della colla stick. Ora vi mostro come fare. Con righello e matita tagliamo un rettangolo di 15 per 11. Andiamo a realizzare ora delle pieghe all'interno di 3 cm dal bordo per ogni lato. Segniamo i 3 cm per ogni lato e col righetto andiamo a piegare la parte segnata. Andremo a tagliare questa piega e questa piega. Prendiamo dello scotch biadesivo e lo applichiamo sopra queste linguette piccoline. Ora leviamo la pellicola e incolliamo le alette dietro l'aletta principale. Ecco la base della nostra scatolina. Realizziamo il coperchio. Prendiamo il cartoncino base e il cartoncino scrap. Questi dovranno essere alti della stessa lunghezza della scatolina. Quindi incolliamo il cartoncino scrap sopra il cartoncino giallo. Ora dobbiamo avvolgere questo cartoncino attorno alla scatolina, facendo attenzione ad adottare le stesse pieghe. Alla fine fisseremo il tutto con lo scotch biadesivo. La scatolina sorpresa è completata. Possiamo abbellirla con un bel fiocco. Ciao, alla prossima, da Manufatti Miei!